Cari amici e care amiche, benvenuti in questo ultimo video del 2020. Quest'ultimo video sarà dedicato alla consultazione dei tarocchi per l'anno che verrà, quindi per l'anno 2021. Farò una stesa con le carte di Rider-Waite e con le carte dei tarocchi marsigliesi universali. Quindi potrete scegliere in base a questi due mazzi. Bene, iniziamo la nostra lettura. Grazie. Cari amici e care amiche, siamo qui con la lettura dei nostri tarocchi per il 2021, partendo da due mazzi, come vi ho detto già in anteprima. Partiamo con il mazzo dei Rider-Waite e poi con il mazzo dei tarocchi universali di Marsiglia. Bene, iniziamo subito con i tarocchi di Rider-Waite. Quindi iniziamo a mescolare le carte. Poi andiamo a creare il caos. E fatto questo, andiamo con l'estrazione di tre carte. Una, due e tre. Iniziamo la lettura partendo dalla mia sinistra. Allora, partiamo con la carta dell'imperatore. Andiamo avanti e abbiamo la giustizia. La giustizia. Proseguendo, abbiamo la carta, del diavolo. Del diavolo. Ecco, io in questo caso non darò un dritto ed un rovescio alle carte, ma farò una lettura come se fossero uscite tutte sul verso positivo. Questo perché non voglio che vi fate troppo condizionare dalla negatività che può essere uscita in questa lettura. Quindi sarà una lettura basata più che altro sulla resilienza, perché questa parola è stata utilizzata spesso durante quest'anno. Perché? Perché dobbiamo da una situazione brutta trarne dei vantaggi, cosa assai difficile, ma è quello che dobbiamo fare per iniziare al meglio il 2021. Quindi è uscita come prima carta la carta dell'imperatore. Quindi proveniamo da una situazione in cui vi è una chiusura, vi è stata anche una chiusura in termini, come ben sappiamo, zone rosse e zone arancione. Quindi proveniamo da una chiusura a livello sia fisico che mentale. Anche se l'imperatore è quello che è un imperatore buono, è quello che sa gestire il proprio impero in maniera saggia, quindi c'è anche
La visione, diciamo, più positiva dell'imperatore è quella della saggezza. Quindi sì, l'imperatore è chiuso nel suo castello, è sopra, seduto sul suo trono, ma è anche quello che ha una potenza decisionale alta. Quindi partiamo con la possibilità di avere, la facoltà di una direttrice su cui su cui abbiamo basato il nostro presente e passato. Quindi questa è più che altro una carta che riguarda il passato, e se siamo partiti con un passato molto, diciamo così, regolare non è il termine giusto, ma regolare significa retto, perché l'imperatore è una persona retta e saggia. Più che altro nell'ambito della gestione di quello che è la materia, la gestione dei confini, di quello del governare, diciamo così. La giustizia è quella che invece sul presente ci ha posto dei limiti. Se questi limiti erano già controllati dall'imperatore, la giustizia è quella che porta ancora più equilibrio in questa situazione, che appare ancora molto, molto delineata, nel senso una situazione dove vige più la mente che lo spirito. Questa era la situazione in cui partivamo. Ora vi è una giustizia che dovrebbe portare un equilibrio fra mente, anima e corpo. Quindi la giustizia è quella che ci dovrebbe far portare ad un risveglio di coscienza, perché prima con l'imperatore pensavamo un po' troppo al materiale. Andiamo sulla giustizia e si crea un equilibrio, una giustizia appunto. La giustizia non è né cattiva né buona, è giusta, quindi ha un equilibrio rappresentato dal taglio giusto con la spada, quindi il taglio del passato, e con la bilancia che equilibra i pesi, quindi equilibra ciò che è peso, ciò che è negativo lo porta in equilibrio. Per il futuro abbiamo però la carta del diavolo, che non va vista in maniera solo negativa, ma va vista in un contesto dal quale proveniamo. Quindi sì, siamo venuti da una situazione di equilibrio data dalla giustizia, ma siamo ancora un po' troppo attaccati alle nostre pulsioni materiali. Quindi ritorniamo a una esasperazione della figura dell'imperatore. Come vedete, sono tutte e tre figure sedute, quindi sono figure statiche, non figure dinamiche, però che portano con sé delle virtù. Perlomeno l'imperatore e la giustizia. Il diavolo è, diciamo, in antitesi con queste virtù, è tutto quello che riguarda l'ambito del passionale, quindi delle passioni. Quindi il diavolo sono delle passioni, però queste passioni non devono essere solo materiali, ma potrebbero essere delle passioni anche, perché no, spirituali, o delle passioni che ci vengono dal cuore. Quindi dobbiamo capire queste pulsioni, da dove farle venire. Se le facciamo venire da istinti bassi, saranno delle pulsioni basse. Se provengono da istinti, se abbiamo una proiezione più alta, partendo sempre da degli istinti bassi, possiamo evolvere. Quindi in questo modo dobbiamo vedere la carta del diavolo, e non in maniera negativa. Quindi
Quindi dobbiamo fare attenzione a non bloccarci nei nostri istinti, perché ci possono anche giocare un brutto scherzo, e in pratica diciamo che il diavolo è nettamente in antitesi con la giustizia, è il contrario. Quindi abbiamo uno sconvolgimento di quello che è il presente. Quindi abbiamo un inizio del 2021 ancora abbastanza legato alla materia, alla parte bassa, però questo non significa che sia una cosa negativa. Anzi, può essere un invito a partire sì da queste pulsioni, da queste passioni, ma di farle crescere, come vi ho detto prima, in un qualcosa di più costruttivo per il 2021. Andiamo avanti con la lettura dei tarocchi di Marsiglia. Grazie. Amici e amiche, proseguiamo la nostra lettura con i tarocchi di Marsiglia. Come ho fatto in precedenza con l'altro mazzo, andrò a creare il caos da questo caos. Io poi andrò a smazzare le carte e a fare l'estrazione di tre carte. Le smazzo. E andiamo a creare le nostre tre carte. 1, 2 e 3. Iniziamo dal mio lato sinistro e abbiamo poi la seconda carta è la papessa, l'ultima carta è il giudizio. Come vedete, queste carte rispetto alle Rider White ci dicono la stessa cosa, ma in una luce diversa. Quindi se con le Rider White partivamo da una situazione regolare e stabile a livello di gestione di ciò che è nel campo economico e nel campo politico e istituzionale, perché l'imperatore è colui che gestisce un impero, qui abbiamo invece che è meno legato alla materia rispetto all'imperatore, quindi il mago è colui che sa gestire tutti e quattro gli elementi, quindi è comunque un qualcuno che gestisce e che crea delle situazioni. E in questo caso crea delle situazioni a proprio vantaggio, quindi non è una mente confusionaria. Quando ho detto confuso, non intendevo una persona che non sa quello che vuole, ma una persona che ha più fantasia rispetto ad un imperatore che di solito rappresenta la fermezza, quindi una mente che è più pratica e meno filosofica. Mentre diciamo il bagatto ha una mente sia filosofica che pratica. Pratica perché sta lavorando, sta creando. Quindi partiamo da una situazione di creazione, infatti il bagatto rappresenta l'arcano numero 1, quindi partiamo da un passato dove abbiamo creato un qualcosa. Questo qualcosa però va messo in atto e lo vediamo proseguendo con il secondo arcano che rappresenta la papessa, che inseguente
come una sapienza è la carta numero 2. Quindi arriviamo a una procreazione di ciò che avevamo in mente, di ciò che aveva creato il bagatto. Quindi abbiamo un presente che è pregno di novità per il 2021. Quindi avevamo visto in precedenza che c'era una giustizia, qui abbiamo una papessa, sono entrambe due figure sedute, quindi stabili, non è una figura in piedi come il bagatto, quindi è un momento di fermento, perché è un momento comunque in cui c'è stata una reazione, ma sta avvenendo il parto, quindi sta partorendo un qualcosa. La papessa è colei che legge il libro perché deve ancora studiare, studia lei stessa, però fa studiare anche gli altri, quindi dobbiamo avere una concezione del presente in cui dobbiamo essere consapevoli di ciò che facciamo, ma dobbiamo consapevolizzare anche gli altri, saper coinvolgere anche gli altri, e in questo la papessa è quello che fa, insomma. La papessa rappresenta in alcuni mazzi la sacerdotessa. La sacerdotessa rappresenta anche l'anima, la spiritualità, dal punto di vista emotivo della femminilità. Quindi diciamo che questo aspetto creativo che si trovava nel compimento nella carta numero 2 della papessa. Arriviamo con l'ultima carta che riguarda il nostro 2021, quindi il futuro. Abbiamo un risveglio, perché il giudizio rappresenta un risveglio delle coscienze, partendo dalla terra, appunto, dalle basi. Come vedete, queste figure risorgono dalla terra, da una chiamata, si svegliano. Quindi partiamo sempre, abbiamo il diavolo. Avevamo avuto col mazzo antecedente, e il diavolo rappresenta la parte terrestre, la parte del fuoco. Quindi dobbiamo saper cogliere questo aspetto che viene dalla terra per poi risorgere verso il cielo. Quindi vi è questo collegamento fra terra e cielo, che anche la carta del diavolo, questo aspetto, lo fa notare, ma sotto una diversa veste. Qui diciamo vi è proprio un risveglio, mentre nell'altra carta avevamo più un pericolo che non vi sia poi tanto questo risveglio, ma dobbiamo stare cauti a non farci ingabbiare. Qui invece abbiamo un vero e proprio risveglio, perché ha scelto, per chi si è lasciato seguire dal mazzo dei Marsiglia. Qui abbiamo un 2021 fatto di risveglio, di riscossa, di speranza, di ciò che avevamo in mente. Il bagatto ce l'aveva a mente, l'ha messo in pratica, e la papessa lo ha messo, diciamo, in incubatrice, e poi è esploso con il giudizio, che è proprio una esplosione di quella che è di quelle che sono le po nostre potenzialità interiori, diciamo il nostro potere. Quindi questa carta per il 2021 è molto positiva. Bene, cari amici e cari amiche, arriviamo alle nostre conclusioni. Grazie. Bene, cari amici e care amiche, siamo arrivati alla conclusione di questa lettura, che è stata breve ma intensa, in quanto ho voluto comparare i due mazzi. Poi ognuno di voi avrà scelto, secondo la vostra attrazione, avrà scelto
o il mazzo di Rider White o il mazzo dei Marsigliesi. Quindi, come avete visto, sembrano lontane queste carte, ma potrebbero avere un risvolto simile. In fase di lettura vi ho indicato cosa potrebbe congiungersi in questa lettura fra un mazzo e l'altro. Quindi, come vi ho anticipato all'inizio, questo è l'ultimo video del 2020, quindi vi faccio i miei migliori auguri per un 2021 di serenità e di gioia. Come sempre vi invito ad lasciare un mi piace su questo video se ovviamente vi è stato di vostro interesse, vi è piaciuto. Come sempre trovate nella info box sottostante tutti i miei contatti e non sto a farvi l'elenco dei miei contatti, ma comunque sono i miei contatti Facebook e il contatto al mio gruppo di paranormale. Bene, se avete domande da fare sono sempre a vostra disposizione. Se volete delle letture personalizzate, sono anche lì a vostra disposizione. Commentate qua sotto se avete da aggiungere qualcosa. Sempre nel rispetto, delle norme e sempre nel rispetto reciproco. Bene, per questo è tutto. Vi auguro nuovamente un buon 2021 e al prossimo video a gennaio. Grazie, Namaskar. Dal vostro amico Giacomo e a presto. Grazie.